I carabinieri di Saltara, di Colli al Metauro, hanno arrestato un ucraino 38enne sorpreso a rubare rame all'interno di un capannone industriale in disuso. La segnalazione era arrivata da un passante che aveva notato un uomo con una pesante sacca di attrezzi raggiungere una vecchia fabbrica di calcinelli dopo essere sceso da un'autovettura grigia che lo aveva accompagnato. La pattuglia, arrivata sul posto dopo un sopralluogo all'interno dell'opificio, ha sorpreso l'uomo intento a staccare i cavi di rame da una cabina elettrica. L'ucraino, vistosi scoperto, ha tentato di scappare sfondando una porta che, per sua sfortuna, conduceva in un locale caldaie senza uscita. Con non poca fatica così i militari sono riusciti a bloccare il 38enne ed a manettarlo, riportando però anche piccole lesioni a causa della violenta colluttazione prima di immobilizzare. L'uomo, una volta catturato, ha dichiarato ai militari di essere da 2 giorni ospite di un italiano che vive a Lucrezia di Cartoceto. È scattata così una perquisizione. Nel garage dell'abitazione sono stati ritrovati 78 kg di fili di rame già spellato, frutto sicuramente di altri furti. L'italiano, seppur proprietario di un'auto grigia, si è però dichiarato totalmente estraneo ai fatti ed ha giustificato la presenza dello straniero con uno scambio di ospitalità. L'ucraino è stato arrestato dai carabinieri per rapina impropria e lesioni aggravate e è portato in carcere. Il giudice, dopo la convalida, ha disposto la misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'amico italiano, dove rimarrà finché non verrà definita la sua posizione. Lo straniero era arrivato in Italia a bordo di un furgone con targa ucraina completamente vuoto e a questo punto è ragionevole supporre che fosse sua intenzione rientrare nella madrepatria, ma con il furgone pieno.